Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Giorgio e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo entrati su Kingdomhearts Birth by Sleep per fare mix con l'ultimo episodio che registro oggi. Sì, avevo detto nella scorsa, cioè due episodi fa, che oggi avrei registrato fino all'episodio 33, però visto che mi sono dilungata abbastanza nelle scorse due puntate, cioè ho registrato i soliti minuti, quindi circa 30 minuti, però oggi c'avevo poco tempo per registrare, quindi mi sono detto vabbè, se registro 4 episodi li faccio durare un po' meno dei 30 minuti, solo che mi sono dilungata sia nell'episodio su questo che nell'episodio su quest'altro, perciò a sto punto impiegherò lo stesso tempo con il dominio incantato che intendo completare in un episodio solo, dato che ho completato il mio episodio questo e questo, quindi perché non fare lo stesso con il dominio incantato. Quindi andiamo al dominio incantato e la puntata di domani mattina la registrerò un'altra volta. Allora, qui al dominio incantato l'acqua arrivava, abbiamo visto con la storia di Ventus, quando Vampire appunto aveva battuto Malefica. What's that? Ecco il punto qui, ecco il cuore di Aurora che ritorna. I think I'd better go take a look inside. Alla sua proprietaria. Dominio incantato. Comunque no, appena becco un negozio, l'ho detto nella scorsa puntata, provvedo a recuperare energia, la magia energia, perché senz'altro adesso la vengono al negozio, ma io ovviamente non l'ho assolutamente preso. Nemici, dai! Ah, lo dico! Prima di registrare l'episodio di domattina provvederò a salire un po' di livello con acqua, almeno a livello 15, che ne so, perché sono solo a livello 7 adesso e devo rimediare, altrimenti impiego 50.000 tentativi a far fuori i boss dei prossimi mondi. Ma anche a livello 20 non sarebbe male. Pensate, mentre stavo rigiocando la seconda partita di Ventus, ecco, mentre stavo giocando la seconda partita di Ventus sabato, e non posso qui, devo mettermi una pozione perché non posso stare continuamente con l'allarme delle orecchie. Energia! Ma andate a quel paese, meno male che l'ho scoperto adesso. Vai, datemi l'energia. Oh, perfetto. Mia, ragazzi, una mano dal cielo, l'ho evocata e così mi è arrivata la magia energia. Ah, sì, stavo dicendo, nella seconda partita che ho fatto con Van sabato scorso, che poi dopo ho finito tutto in un pomeriggio, saltando filmati tutto quanto, che anche quelli che ho nel tempo di gioco, tra parentesi, a un certo punto, prima di affrontare Vanitas per la prima volta, mi sono dilungato un pochino nel salire di livello, perché poi sono arrivata col livello 24 e va bene. Van, don't be fooled. Acqua. Terra would never do that. You know that as well as I do. Yeah. Ah, the truth can be most cruel, even amongst the closest of friends. After all, one never knows the secrets of another's heart. I'm sure you'll agree, Ventus. Aqua. The master sent me. Huh? Then,
Let's go home. But Tara... Tara's not ready to leave yet. Sorry, Aqua. But I can't go with you. What? It's just... I have to find him before it's too late. Then I see you too wield a Keyblade. How do you know about the Keyblade? A source of power. A key that opens the hearts of men, of entire worlds, and allows one to obtain anything and everything. Such a power I find most fascinating. So, Tara, he really? Yes. Now, my dear, would you like to assist me as well? Never! I see. Xehanort was right. You are a most stubborn girl. Master Xehanort, how do you... It seems you need time to consider my offer. Fortunately, I have the perfect place. La prigione. Lo sapevo. Who are you? My name is Aqua. It looks like I was caught in a trap. Why are you here? To prevent me from breaking her evil curse, I was to meet the most beautiful girl at a cottage in the glen. But now my true love lies in an eternal slumber. And only I can break the spell. You must really love her. Is what you said true? Yes, Maleficent told me. Oh, Prince Philip, it's you! Now, Philip, the road to true love may be barred by many more dangers which you alone will have to face. I'm going with you. There's something I need to know, and Maleficent has the answer. Yes, of course, dear. Now come along. We must hurry to Aurora. Allora, prima però devo sistemarmi con i signori. Mappa, grazie. Ed ora. Fire. Sistemiamo. No! Mi sono curata, scusate. Allora adesso qui lo metti qua. Posto. Mi manca solo l'aereo. Poi ho finito il quartetto quintetto di magie di acqua. Sì, è vero che nel film. Rivelava sfacciatamente malefica, l'amore è più forte di ogni cosa, diceva Filippo quando me l'aveva messo in prigione, quindi quando gli anni saranno passati, i cancelli si apriranno e il prode principe Filippo guarda la sua amata, perché l'amore è più forte di ogni cosa, se andava ridendo, come per dire, sì, continua a crederci tanto. Neanche il tuo amore riuscì a spezzare il mio maleficio di morte. E invece... Continuo a ricordare le cose che ho detto nella scorsa puntata. Nel film del classico Disney... Aspetta, intanto qua c'è il corpo, attenzione. Madonna! Qui non devo scortare nessuno, Da una lezione di tirapiedi di malefica. Dobbiamo solo menare. Vai, vai, meniamo. Continua a ricordare com'è il classico Disney, mi verrebbe da dire piuttosto datato, Il classico Disney della Bella Addormentata. Con Malefica che diceva:
il giorno del suo 16° compleanno, ella sfuggerà col fuso di un arcolaio e morrà, diceva morrà, non diceva cadrà in un sonno profondo simile alla morte, col cazzo. Col cazzo remake di sto cavolo. Una volta va bene che erano i classici Disney effettivamente da sempre sono più per tutti, ma una volta ci avevano un certo punto di vista su certi termini e che oggi ovviamente è un punto di vista che è cambiato. Cioè una volta non trovavano troppo problematico lasciare certe cose crude così com'erano rispetto invece ad altre. Oggi magari invece si pensa a lasciare crude certi aspetti che magari una volta erano addolciti e così via. Cioè, dal punto di vista sapete che cambia di epoca in epoca. Ma per quel che mi riguarda, riassumendo tutti i mega discorsi che ho fatto nella... Ma poi dei cancelli e scappati, va bene. Per quel che mi riguarda... I film che, gli adattamenti che mi stanno sempre di più sulle scatole saranno quelli che sono meno fedeli assoluto a, alle opere originali a cui si rifanno. Ma sotto qualsiasi aspetto, sotto qualsiasi aspetto. Non solo per il fatto che cioè, adesso da tutte le cose iper sdolcinate mi danno fastidio dentro. Specie quando non è l'argomento principale nell'opera originale. Ma anche per qualsiasi altra opera, tipo, questo film si fa a questo libro e poi vedi, ti vai a vedere il libro e vedi che o hanno tagliato dei pezzi che nel libro erano importantissimi o hanno messo delle cose che proprio non esistevano nel film. Vai, vai. Olè, fammi salire. Pum! Perfetto. Dove è finito in tutto questo? L'ho perso. E vabbè, scappa, scappa! Codardo! Ecco, se fosse le opere che mi danno più fastidio in assoluto, i film, parlando dei film, sono quei film che premettono di essere fedeli all'opera a cui si rifanno, o al fatto anche di storia vera a cui si rifanno, e poi dopo ci sono delle scelte registiche che ti fanno girare, non le palle, ti fanno girare tutto il corpo. Perché magari non sono scelte registiche che neanche piacciono allo spettatore ignorante, mi verrebbe da dire. Cioè uno che non sa la storia, comunque ci sono delle scelte che ritiene anche lui. No grazie. E quindi niente. Ho preso il gran salto grande, anche acqua prende il gran salto. Dai, con solo dei comandi, metti qui salto al posto di gran salto. Vediamo acqua come salta. Bella. Yup. Abbassa il volume a 11. Perfetto. Dimenticavo sempre che c'ho il contrattacco pronto. Adesso devo riabituarmi al fatto che c'ho il contrattacco. Un secondo, perché tutte le volte l'inizio del gioco è sempre il pezzo più difficile per quel che mi riguarda, perché poi ti abitui ai comandi. Ma all'inizio
Che ora è niente, cioè. Livello 9. No, ragazzi, io dopo questo episodio uccido Dentio e da qualche parte vado a salire di livello, magari qua sul ponte del dominio incantato. Comunque da qualche parte provvedo a malmenare un po' di gente a far salire Acqua fino a livello 20, perché... Cioè, il livello 20 è il livello ideale per iniziare poi la seconda parte della mappa, perché poi il boss finale lo facciamo a livello 40, quindi... Allora, che io faccio magari l'ultimo mondo di gioco a livello 28 magari, poi dopo arriverò che ok, per il boss finale devo essere a livello 40, quindi devo salire di 12 livelli. Bellissimo. Un classico proprio dei giochi di ruolo che non smetterà mai di farmi ridere e piangere al tempo stesso, vero? Ok, il penultimo boss lo puoi battere a questo livello, per il boss finale devi batterlo con almeno 10 livelli in più, quindi se non sei skillato, mi piace da dire, se no ti lascio giocare benissimo. Tutto sul pezzo, mi piace da dire, devi salire di almeno 10 livelli. Ok, e ok. E dici ok. Questa è una cosa che si può ritrovare in Final Fantasy, in Kingdom Hearts, in Pokémon, in un altro gioco che di ruolo che conosco. Non me ne vengono in mente altri al momento, però. Tutti i giochi che richiedono un livellamento, ecco, un potenziamento tramite livelli o qualcosa di simile. Tutti hanno questa regola che ok, però adesso, però se non ti potenzi un pochino di più non puoi andare avanti, e quindi ti buttano il boss che ti costringe a potenziarti, a fermarti, a dire aspetta un attimo, torna indietro a potenziarti un attimo. Regola che per i boss finali è una regola sacrosanta, cioè se i boss finali non rispettano questa regola, ovvero che quando arrivi senza esserti mai fermato a potenziarti, c'hai 10 livelli in meno rispetto a quello che dovresti avere per affrontarlo, zitto, tornate indietro e sai, vai a fare un po' di allenamento, cioè che altrimenti dov'è, che divertimento c'è se non ti fermi un attimo? Infatti ironicamente arrivi al livello quasi giusto se nei giochi di ruolo te la prendi più comoda, mi verrebbe da dire, nel combattere i vari nemici eccetera, e adesso quelli va male perché si trasforma in drago e mi tocca affrontarla, scommettiamo. Sono prevedibilissimi. A forest of thorns shall be your tomb, wound round the castle in a bower of doom. Maleficent, what did Master Xehanort tell you? Such a pity, child, that you don't have Terra's gift for obedience. Nor can you see how easy it was for him. Terra would never do anything to help you. Quite the contrary. He fully embraced the darkness within himself. Stop lying! Stop bluffando! See for yourself all the powers of hell! Ah, dove sta musica? Significa solamente una cosa questa musica di domanda. Dai, the bosco tu è villain! Vai, con l'aiuto di Filippo sconfiggi Malefica, subito! Vai! Vai, spara! Ah, questo
una buona vita le tolgo, Occhio, levati questo! No! Sì, ma dai, non ce l'ho. Io faccio premo quadrato per fare lo scatto, peccato che non ce l'abbia lo scatto aereo. Ti prova. Ci riproviamo. Ma è bello che il fuoco su 100 anni e ce l'ho sprecato tutto per neanche tirarle il massimo dei colpi. No, dovevo stare di là dove mi diceva Filippo, vabbè. Perché inonda tutto di fuoco, non posso. C'è un sto dietro. Non me la prende, subito, vai! Sono qua! Vai, pum! Ok, è molto più semplice. Anche... No, come non ho parlato questo. Dove vai? Ma con quale fisica poi Malefica riesce a volare con quelle a luce? E sono montata in groppa. Vai, picchia, picchia. No, puffa. Ma dai! Il bello è che eravamo arrivati oltre a metà del boss, cioè stavo facendo come una deficiente, mi sono fatto. Mi ecofocus l'ho tolto praticamente tutto. L'ho tolto praticamente tutto con il focus, tranne beta bara, metà bara, le manca una bara vita. Mezza bara, ragazzi, le manca, ce la posso fare. Comunque, Malefica, tu batti la fisica. No! Adesso mi fotte. Ecco. No, dai, ma... Riprovo, oh, già... Io non me ne vado l'acqua finché non la batto, Se sono a fine del livello, vuoi che non lo finisca, cioè. Gotcha.
far. Mo? Adesso arriva e mi spara il fuoco addosso. Ah no, devo... Sì, ma dai, ma... Cioè, l'ultimo pezzo devo... Non devo ritornare di là, devo aspettare che arrivi a terra e poi lo sto dietro la coda. Come ho fatto prima, in modo talmente molto hackab. Mia ragazzi, che problema. Vai. Stavolta la so, stavolta giuro che non la sbaglio. Ora sto qui. No, aspetta. Fortunata che non t'ho presa. Vaffanculo. Oh, posso andare fuoco. Vai proprio a coltivare patate, proprio, vai, che fanno belle patate. No! Vai Filippo! All together. Now, sword of truth, fly swift and sure that evil die and good endure. No, finita così, non fate vedere che prova modulo l'ultima volta per precipitare di sotto e... Addio malefica. Ah no, ok, perché è vero, effettivamente deve sopravvivere fino al primo che domazzo, scusate, mi dimenticavo, avete ragione, programmatore. I will not be defeated by something as insignificant as love. You don't even know the first thing about it. You're too clouded by darkness to see that there's something greater. Infatti non ti sconfiggerà l'amore, ti sconfiggerà qualcosa, la tua stessa, le tue stesse tenebre ti uccideranno, malefica, mi spiace dirtelo. Try all you want, but you'll never defeat a heart filled with light. Perhaps, but remember one thing, as long as there is light, there will be darkness, and in time, many more will be drawn to it, and they will all belong to me!
Tara, you better stay strong for me. Dove si va, eh? Adesso vedete. Pagina 6 del diario di Xelot. Fantastico. L'alza del mistero tra 3, 2, 1. No, al giudizio radioso direttamente. Ok, allora si va al giudizio radioso. Ci si va nella prossima puntata, perché adesso siamo a 31 minuti, quindi è sicuro che adesso ci fermiamo. Anche perché tra l'altro ho detto che qui mettiamo strofatato perché acqua tira più magia che altro. E poi perché ho detto che magari la prossima volta vedo di salire a livello 20, quindi... Sì. Mi fermo perché siamo... Primo perché siamo a 32 minuti, secondo perché siamo... Perché ho detto che sarei salita a livello 20, quindi... O perlomeno giù di dietro, a livello 18 ci arrivo la prossima volta che ci risentiamo. Ma prima di chiudere dobbiamo leggerci la pagina 6 del diario di Xelot. Ci sono tre categorie di Keyblade. Attenzione, allora. I Keyblade della luce, che usiamo noi, i Keyblade dell'oscurità e i Keyblade del cuore. La differenza fra le prime due risiede semplicemente nel fatto che i Keyblade sono stati realizzati rispettivamente nel regno della luce e dell'oscurità. La terza, invece, i Keyblade del cuore, fu realizzata subito dopo la fine della guerra dei Keyblade, quando l'universo fu riorganizzato. Quindi sono tipo l'apoteosi del nuovo equilibrio, roba del genere. Se non ci fossero, nessuno potrebbe raggiungere Kingdom Hearts. Sono l'unione di 7 cuori di luce pura, quindi solo l'unione di 7 cuori di luce pura, quindi senza macchie di oscurità, può forgiare un Keyblade del cuore e aprire la porta di Kingdom Hearts. E come ti scrivevo prima, chi apre questa porta ottiene il controllo totale su tutti i mondi e su tutti i popoli. Cioè, quindi il Keyblade del cuore permette di dominare l'universo. Magic! Quindi il tuo... E quindi l'obiettivo di Xelot è questo. Magic! Cioè, allora, no, aspettate, ricordiamoci che lui, praticamente, tra virgolette, lo fa per la scienza. Lui vuole scatenare la guerra del Keyblade perché vuole sapere cosa... avvenne allora o cazzate varie. Lo fa per la sua curiosità malata. Però a parte questo è un fuori di testa. Ok, comunque informazioni interessanti queste. Nel frattempo, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. In descrizione trovate il link alla playlist sul gameplay di sto gioco, caso mai vi foste persi qualche puntata. Il link al mio profilo Instagram, dove ogni tanto posto qualcosa. Infine vi ricordo che posto qualcosa ogni tanto anche nella sezione community qua sul canale YouTube. Quindi ogni tanto andate a fare un salto pure da quelle parti. Detto questo, io vi salvo, così tutto per... E noi ci rivediamo alla prossima!